Ok, oh, mi sono cambiato un po' la luce perché sembrava un cadavere. Ora sono un po' più colorato. Vogliamo continuare con la prossima casa? Sì. Ma c'è un bagno, cos'è? Finalmente un bagno, raga. Lei Oh, finalmente un bagno, sono felice. la conoscete? Oddio. Lei la conoscete? È un'attrice, se non sbaglio. Han Yesul. Comunque, anche lei probabilmente vive. No, tu non ti sento più. Marco? Ah, Pronto, pronto. ok. Ti avevo persa. Ti avevo perso. Scusami. Vediamo la sua casa. Bella questa casa, già sembra più bella delle altre, sinceramente. Sembra fatta con molto più senso. Ma raga, è una casa decente. Ma a me sembra una camera d'hotel più che una Senti casa. No, Marco, non lamentiamoci per favore, meglio una no, 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 camera d'hotel. è una bella camera d'hotel. Esatto, con i Cioè, molto fiorini. bella, arredata molto bene. Cioè, si vede che ci ha pensato. Sì, Lei ha. quello sì, assolutamente bella. Cioè io arrederei, vedi che le tende, la pianta è la mia. Oh, ma questa è casa mia, Questa è casa effettivamente. tua, Marco. Questa è casa mia. Ah, andiamo avanti, fiori. Ah, vabbè, anche lei ha questi. Mi piace perché in Corea usano sempre tipo i portadolci, quelli lì a diversi piani come arredamento. Certo. E poi cos'è che sono ste Non robe? lo so, sono delle buste. Ha Le ha sempre volute. sempre voluto delle buste? Ah, secondo lei sono delle decorazioni queste buste? Le buste di carta? Vabbè. Beh, di lei non possiamo lamentarci tanto. È così, è una casa così arredata con almeno senso che, Le sinceramente, buste gliele facciamo le passare. buste gliele faccio passare. Poi c'è la mia pianta! E allora gliela facciamo passare. Però la sua è ancora viva, la mia, no, la mia è ancora viva, però non lo so, la vedo lì che. Oh, una Ma cucina! guarda com'è ordinata, ma siamo sicuri che è coreana? Secondo me ha chiamato un'agenzia per pulirgli casa prima che venissero a fare lo shooting, non è normale. No, però vedi, già cominciamo con delle cose a caso per terra, vedi? Ok, no. Ok. Lo stile è un po'. Ma non sono le ciotole per i cani? A me sembra una statua di un Buddha, che cos'è, No, scusami? quella destra, dico. Ah, questa è una mela bianca, cos'è? Voleva qualcosa di dinamico? Cos'è che voleva? Voleva qualcosa di dinamico, quindi per dare colore alla casa, e quindi ha deciso di prendere un quadro di una di un vaso bianco con sfondo grigio. Ok. Mi sembra. Certo che è sto colore? Perché? Marmo, no, non è Vabbè. No, marmo, è quello sì, ma il pietra. marmo con il legno giallo. Ah, Vabbè, i coreani hanno sempre questi accostamenti. incredibile. Ma allora andiamo al bagno. Ok, abbiamo i cani. Cosa c'è nel bagno? Ah, Ma questa è questa la cos'è? seconda La cucina per le cose seconda che cucina? puzzano. Ma come le fa? È quando friggi le cose che fa odore, no? Quindi c'è addirittura una seconda cucina Ah. per. Ah, il bagno degli ospiti, Marco. Bello, ma marmo, ma la Ma. me. C'è lì che deve essere censurato? Cosa c'è? La cacca del cane, cioè è il bagno degli ospiti, ma lo usa per la cacca del Bagno cane. di cani. Che bello che i cani hanno un bagno tutto in Ma è marmo, il tra bagno l'altro. degli ospiti, perché c'è la cacca del cane così? Ma poi non poteva pulirlo, scusa, prima di fare lo shooting e non farlo vedere. Eh no, ma lei è naturale, hai capito? Senti, ma allora io ho capito questa cosa. Io ho capito che in Corea ho preso la passione per il marmo nei bagni. L'ho capito come? L'ho capito pensando, cioè parlando di bagni con i miei amici italiani. Ok. E perché io ero lì a parlargli di come sarebbe stato il mio bagno ideale. Tutti scioccati dal fatto che volevo il marmo bianco, cioè non c'era una persona che me l'ha accettato.
E ho capito perché ho questa ossessione per il marmo bianco, perché io associo il marmo bianco al bagno adesso, capito? Sì, no, è vero, in Corea qualsiasi, cioè se hai un bagno bello, è di marmo, ma è perché è un po' stile hotel, no? Cioè in Corea le case te le arredano tutte in stile hotel. Mamma mia, Marco, tra marmo e travertino sembrano le case dei... Aspetta, non ho più. Qualcuno mi appoggia il marmo in bagno, grazie ragazzi che mi appoggiano il marmo in bagno. Sembra la casa dei suoceri o dei nonni, dice. Un po' sì. Non lo so, ma in Corea va il marmo. Però, cioè, se è fatto con... Cioè, pensandoci, ci sta, capito? Cioè, va fatto con cognizione. Non lo so, io ci sono rimasto malissimo perché ero lì a dire sì, perché farei così, così, e tutti tipo, ma che cos'è sta pacchianata? Ma che pacchianata? Sembra un cimitero. Io, ok, va bene. Ma secondo me perché non l'hanno visto dal vivo, magari, no? Potrebbe essere. Perché, cioè, noi essendo abituati, visto che tutti, in Corea qualsiasi appartamento, eccetera, ti fanno le cose in marmo in bagno. Sì, Quindi potrebbe essere. è più... siamo abituati. Il marmo sta di vecchio, ma dipende da che tipo di marmo. Allora, questa qui è la scatola Comunque. d'armadio, ha Bello. delle sapese, delle borselline, Quante pellicce ha questa? Ah, questa è non è la cabina armadio, è la cabina delle pellicce. tanti guanti di colori diversi. Ok. Il cane. Basta, finita. Ok. Ha un salotto, la camera da letto, vabbè. Ok, allora io direi che secondo me non c'è bisogno di fare il sondaggio per la casa più bella, No, scusami. infatti il sondaggio era la casa più brutta, non era la casa Ah, bella. brutta, scusa, ok, più brutta sì. Ma il bagno principale chiedono? Ragazzi, questo era il video. Si vede. Ma io non ho ancora visto un bagno principale, Anna, ma che cosa mi hai scelto come case? No, non c'era il bagno, raga. Quello era il bagno degli ospiti. Secondo me c'hanno i mostri all'interno, quindi vogliono nasconderlo. Io cerco i bagni, uffa. Io cerco gli appartamenti Allora, cerchiamo un appartamento della Lotte. Ah, aspetta, ci sta dicendo che c'era anche la parte 2. Ah, Perché ok. ti ricordi che c'è questa moda di fare parte 1, parte 2? Ah, Dei tour ok. delle case. Quindi forse è nella parte 2. Fammi sentire. Io mi merito il bagno di lei. Tranquilli, mo vediamo anche la parte 2. Perché io lo so che ci sono dei feticisti dei bagni come me tra di voi. Io non vi dimentico. Adesso vediamo la parte 2. Ah, c'è la parte 2, allora sì, sarà lì, dai. Ma perché nella parte 1 fa vedere... Oddio, 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 esplodo, aiuto. No, ok, piccolino, oddio. Basta, ok, scusate. Ok. Ma ha un altro divano? Un Non mini salotto a parte, ho... Ah. Di un salotto a parte con un tavolino che si plastica. sposta. Vabbè, bruttissimo, Ma si sposta, Anna, cosa vuoi? vabbè. Oh, al bagno, raga, bagno. Marmo anche, no, questo come si chiama, ragazzi? Tile, come si chiama il tile? È tipo pietra, però è tipo ceramica. Però questo non mi piace, è troppo scuro. Granito, dicono. Granito, grazie. Basta, questo era il bagno, Marco. Ma scusa, ma è uguale a quello per gli ospiti? No, io voglio quello della Lotte, che sono bellissimi quelli, perché hanno la vasca, quella con la vista bellissima. È bellissima. Dai bagni con la vasca, grazie, Sarabs, vedi? Sarabs 71 è ossessionata con i bagni con le vasche, sono d'accordo, anche io. Lotte Tower, forse in coreano, no? No. È un po' difficile scrivere in coreano con questo. Solo il bagno, non so se ti esce. Che ne so. Devi un po' cercare i tour delle case, è pieno tanto. Lotte Tower. Apartment. Vediamo se riusciamo a trovare un completo tour. Tipo questa, no? Ok, sì, questa è un po' piccolina, però vabbè, sarà un bagno comunque bello. Un po' piccolina, insomma. La mizzica, no? No, no, vedi che no, non era quella. Okay. È 100 pion, quanto è? Tantissimo, 300 300. metri quadri.
300 metri quadri, piccolina. Infatti ho detto piccolina, adesso con calma. Rispetto alle altre piccoline, ecco, diciamo. Il Ah, questo è lo bagno. studio che aveva Junsu, però giustamente trasformato. No, questo qui è il bagno della camera da letto, però. Eccolo. Ah, vediamo quello della camera da letto. Ragazzi, questa è molto bella perché è arredata finta, nel senso, queste sono tipo le model house, quelle che ti fanno vedere quando le vuoi comprare. Quindi chiamano qualcuno che sa arredare, te l'arredano con le borse finte, eccetera. Beh, poi c'è una sala prima del bagno, questo è il bagno. Ma perché quello interno, devi Sì, in questo vedere bagno non mi quello. convince, se devo dirti la verità. Beh, No, no. Io intanto ti sto cercando però la. Bella! guarda, bella. Alla sauna. Io qua sto cercando anche il 9-1 perché oltre alla Lotte Tower c'è il 9-1 che è l'altra zona in cui vivono tutte le persone famose. Per vedere i bagni semplicemente, non Eccolo per. Marco, l'altro bagno. Dov'è? Ma questa è la doccia, ma è uguale all'altro. Ma io l'avevo visto uno con un bagno bellissimo una volta. Non lo so, non è che mi convinca così tanto. No, quella no, effettivamente, Ma è uguale a confermo. quello di prima. Vediamo se riesco. Ah, anche se l'esperta di case sei tu, eh. Non so, i bagni delle case singole di solito sono molto più belli di quelli degli appartamenti, se posso dire. Sì, però diciamo, io avevo visto anche uno bello che aveva la vista incredibile. Come fanno a pulire queste case, ragazzi? Se avete i soldi per pagare 4.000 euro di spese condominiali, probabilmente avete anche i soldi per Una pagare la signora del. signora delle pulizie, mi sa. Forse più di una. Esatto. Ma tra l'altro, io mi ricordo quando sono andata a fare il tour alla Lotte Tower, in questo posto qui, all'interno di questi appartamenti c'erano anche separati le stanze per la servitù. Era domestica, sì. È Esatto. vero, è vero. Ho trovato una casa, Anna. Mamma mia. Quanto sono 370 oche? 30 milioni? 30 milioni di euro. 30 milioni di euro. Ragazzi, vogliamo vedere un appartamento da 30 milioni di euro? Vediamolo. Te lo mando dove, amore? Su Su Kakao. Skype. Però te lo. No, su Skype, tranquillo. Incredibile. Incredibile pagare così per un appartamento. Scusate, noi diciamo oche perché praticamente in Corea si dice 100.000, allora 100 milioni di won sono i rok, si dice i rok, 200 milioni i ok, quindi il 100.000 si misura in ok e quindi noi quando parliamo in italiano italianizziamo ok con oke, Eh così. sì, scusate, il nostro. È il nostro termine, sono i nostri inside terms. Però sappiate che ok in coreano è 100.000, quindi irok, iok, samok, saok, insomma. Questa casa è incelofanata e credo che rimarrà incelofanata per sempre, perché chi se la compra, scusami? Perché? Scusami, ma quanto costa? C'è 30 milioni di Ah, per euro? il prezzo dici? Sì, C'è 30 milioni di euro? ma. Tommy Boon, questa qui è il bagno Ma. Ah, per la è il servitù. bagno per la domestica, Ah, mo. ok. No, dicevo infatti, ho detto, ma perché è così triste il bagno della domestica? Questa è la casa a parte Per la per la domestica. domestica? Ok, questa è la casa principale. È tipo, che cos'è? È l'arena di Verona. È l'arena di Verona, A me pare simile a quel quella di stato. Junsu. Junsu aveva. Sì. Ma questa costa, tu hai detto 10 milioni, questa costa 30. Ha tante stanze e c'è una sala che è veramente una roba gigante. Ma e il bagno? Oh. Raga, cioè, io posso dirti che questi bagni a me fanno veramente Sì, schifo. sono d'accordo. Cioè, dai, Sono ma che colore è? molto deluso da questi bagni.
Ma poi le vasche, dove sono le vasche? Una spa? Cioè posso avere, posso pagare così tanto ma avere una sauna dentro il mio bagno? Cioè me la merito o No, boh, a me sembrano uno peggio degli altri, Marco, questi bagni, te lo giuro. no? Il marmo, madonna che brutto quel marmo. Questa è l'altra sala. Quante sale c'ha? Due? È su diversi piani. Per Ah... quello costa così tanto. Ma anche questo marrone caldo. Questo marrone caldo. E poi vai fuori c'è il marrone freddo. Cioè, ma. Sono d'accordo. Questo bagno, ma che Le cos'è? vasche, dove cacchio sono le Ma vasche? scusa, ma questo bagno è tristissimo. Che cosa sono sti robi qua? No, marmo retto da dei pali di plastica. Marco, ma che casa è? Anna, cosa devo dire? È veramente brutta, mi dispiace. Cioè, nel senso, è molto spaziosa. No, Nel senso, veramente brutta, ma non è che se mi dici vai a vivere, ti no, dico di no, no. nel senso, per il prezzo è veramente non vale la pena. No, per quello dico, secondo me rimane lì. Vabbè, niente, regà, sono molto triste io per i bagni oggi. Sembra una chiesa, dicono. Bello. Scale incredibili. Sì, più che altro c'ha tanti stili tutti insieme, un po' messi lì. Cioè, voglio, cioè perché Cioè, questo ma questo appostamento di. accostamento di legni, ma perché, scusa? Ma magari siamo noi che non capiamo ed è giusto così. Siamo noi, no, scusate, questo sondaggio, primo sondaggio della giornata. Questo accostamento di legni è torrendo o no? Ma vogliamo far vedere anche qualche dormitorio dove vivono gli idol, quelli là Esatto, anonimi, sì, dai, facciamo magari? vedere i dormitori. Perché uno prima di arrivare ricco, cioè, ce ne passa, ragazzi. Ok, allora aspetta, andiamo a vedere dormitori. Iniziamo da uno proprio brutto. Cioè, no, brutto nel senso, prima di diventare famosi. 8 Ah, i BTS, questo qua già anni visto. fa. Che ricordiamo che questo è il motivo per il quale il tizio che stava con me nella mia agenzia non è entrato nella Big Hit ai tempi. Ma sembra un film horror già solo dal. Ma hanno la televisione a tubo catodico, scusa, torna indietro. Aspetta. Dov'è la televisione? Aspetta, Ah, ferma. sì. No, il tubo catodico è meraviglioso, ragazzi. Meraviglioso. Forse 8 anni fa non c'erano. No, c'erano le TV Sì, piatti. figurati se non c'era. Però come sono ordinati a stendere la biancheria? Sì. Beh, La cucina è degli anni. allora, se vivi in una casa così. In sette, piccolina, devi essere per forza ordinato, sennò ti esplode la casa. No, esatto. Cioè, il problema è la quantità di persone. Ma in 7 gli basta sto frigo mini? Vabbè, Ma tanto mangiano sempre fuori. sì, effettivamente. Hanno delle salse strane. Ecco la loro ca. Oddio, Vado, oddio! aiuto. Questo è proprio coreano, questo stile. Questa è la casa tipica. Corea, al di là dei letti che sono chiaramente di più, però Ma come sono piccolini. quanti anni avevano? 12, ma che Ma carini. sì, C'è tipo. Mi sembrava di vedessero anche un piatto in sé. Jungkook, ciao. Oh, ma oddio, ma sono, non li avrei riconosciuti, sono proprio piccolini piccolini. Sì, è il bagno, Molto molto. Marco. Oh, vabbè, però il bagno di cioè non è che voglio togliere Vedi, niente. Poi questo non aveva il Jungkook, marmo. bravo Jungkook che si fa. Però scusami un secondo, farti la cleansing foam senza un cerchietto, una fascia. Vabbè, ma all'epoca. Però vedi, erano felici. E Sì. Ma infatti uno non è che deve essere in una casa. infatti la differenza, vedi, loro abitavano in questi. Oddio, che è successo, no? Vabbè, loro abitavano nei pala. Non abitavano in un appartamento, abitavano in una. Esatto. In una villa, cioè proprio queste qua piccoline, piccoline che hanno fatto vedere alla fine. Sì. Ecco, tipo in questi palazzi qua, bassini, bassini, che sono quelli che costano meno. I capelli sporchi di sapone, vedo che c'è qualcuno che nota anche. Esatto. Adesso però gli idol secondo me stanno un po' più, diciamo, salendo di livello, cioè questo era
8 anni fa, secondo me, adesso un'idol adesso se gli dici di abitare in un posto così non ci vivrebbe. Infatti adesso molto spesso prendono proprio gli appartamenti. Tipo quello loro. Li conoscete? Degli Enaipin, 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 in coreano è Enaipin, io non li conosco. Enhaipin, Però New Enhaipin, Dorm, questo Enaipin. è quello nuovo, prima forse avevano quello brutto, Ah sì? E React to New Dorm. vabbè, vediamo quello nuovo. No. Vabbè, ma perché... Enorme, enorme. Vabbè, ma allora c'è la casa bella Ma questo è bella. un appartamento, proprio Un palese. appartamento però gigante, ma che il tavolo, vabbè, però è molto Sì, no, bello. l'appartamento di per sé è bello, però ovviamente con questo arredato, scusa, con le Bello lui. tende in oro dietro. Ovviamente una sala con una televisione, ma non c'è il divano. Non avevano i soldi per il divano. Ah, e poi tutti in una stanza a dormire, ok, perfetto. Sempre, ma i letti sono rimasti lì, secondo me hanno ri è riciclato quelli dei Sono quelli BTS. di BTS, sono uguali, sì. Li hanno riciclati. L'arredamento. Oh, la vasca idromassaggio! Però non c'è il marmo. Ma secondo me questo è una roba. Cioè. Però, vedi, invece di avere una make-up room, non potevi dividere, non so, due persone per stanza? È molto. Vabbè, però questo forse serve per andare nel. Cioè, la mattina probabilmente chiamano la make-up artist prima di andare a fare le Sì, ma varie non c'è schede. abbastanza spazio per tutti comunque in quella make-up Questo è un caso simile al mio, che avevo un dormitorio fichissimo e non avevo la furniture dentro, perché praticamente il capo dell'azienda si compra l'appartamento perché tanto per lui è un investimento e poi non vuole più invece, cioè, poi i mobili no, però capito, ti arrangi e quindi anche noi avevamo sta casa fighissima, tutta gigante ma senza mobili e li prendevamo sotto, sai quelli che buttano? Ah, Cioè ok, li tipo... rubavate dalla strada. Li rubavamo dalla strada noi i mobili, cioè qualsiasi mobile noi l'avevamo preso per strada. Ah, non c'è il divano perché dietro c'è lo specchio, forse lo usano come sala prove. Ah, ok. Ah, ok. Tutto molto. Però tutti in una stanza. Ma non c'è l'ossigeno, tutti in una stanza. Muoiono asfissiati. Guarda, lo vedi? Hanno fatto questa casa, ma lui si è addormentato con la maschera per il viso addosso, è meraviglioso. Lui è meraviglioso. Lui è Gio, è uguale a Gio. Vabbè, questa è la loro casa. Li Vabbè, carino, carino. Molto vedo. grande. Sì, sicuramente grande, ecco. Cioè, non possiamo dire come è arredata perché non è arredata, è Però vuota. è nuova Però è nuova. rispetto a quella di BTS all'inizio, perlomeno. Perché qua in tanti chiedono gli Stray Kids, fanno colazione italiana con le fette biscottate e la Nutella e i cereali. Ma cos'è? Ma sono italiani? Eh sì. Questo qui è di 3 anni fa. Sapete dirci se quello è il più aggiornato? Samgyeol, però. E però questi Qui. sono fuori, sono le loro storie divertenti. Ora hanno cambiato. Ma possono mettere dei link in chat loro? Non lo so. Hanno cambiato recentemente, eh Stray no. Kids Dorm Tour. Sarà questo. Però, ma recentemente ha detto questo di 6 mesi fa. Vabbè, 6 mesi fa può essere anche recente. No. Però a vivere con così tanti ragazzi ha una certa sbotto. Effettivamente, secondo me, litigano un casino gli idol a vivere No, insieme. non è quello aggiornato. Anche questo qua non era male comunque. Il più bello rimane il dormitorio attuale dei BTS, ognuno a casa sua, ma continuano ad avere il loro dormitorio, che ci sta alla fine, Sì, ognuno no, c'ha. perché, cioè, allora, secondo me ci sta il fatto che debbano essere tutti assieme perché cioè, ti immagini al mattino andare a prenderne ognuno a casa sua, poi magari uno fa ritardo, cioè, quindi ci sta per forza di cose per il lavoro che fanno. Essere nella stessa casa, però per favore con tutti i soldi che guadagnano, ma con tutti i soldi che Dico che guadagnano non possono prendere un blocco di appartamenti uno sopra l'altro. davvero? Cioè, obiettivamente. Qui dicono giustamente, ma idol donne, ragazze, abbiamo secondo me Twice, Blackpink. Sapete intanto Twice. Sapete se
Blackpink vivono insieme? Perché anche loro mi sembrano un po' troppo ricche per vivere insieme. Cioè, quello delle Girl Generation. Twice House Tour, Sungkyewol Jeon. Vediamo se questo qua funziona. Però non penso sia un dormitorio, no? O sì? Dorm, Ah. c'è scritto dorm. Vediamo, 10 milioni di dollari. E questo qua, beh, intanto possono ballare. Fanno stretching. Hanno una sala conferenza all'interno, non lo sto capendo. Beh, loro hanno un divano. Io so che le Blackpink hanno tutte una loro casa. Ah, stanno a Cheongdam. Vabbè, ciao. Però non è così grande questa casa. Ah, sembra un appartamento normale. Strano però, cioè, considerando quanto sono famose. Basta, finito. Forse è vecchio, non mi sembra. Cioè, è proprio strano. Non lo so. Questo 6 anni fa. No, è di 6 anni fa, mi sa. Erano i video di 6 anni fa. Ah, vedi? È proprio strano. Vabbè, diciamo che gli idol indubbiamente, soprattutto all'inizio, soprattutto nei primi anni, comunque stanno tutti nei dorm. E poi tipo le Girl Generation, quando diventano, cioè, non che proprio si sciolgono, però quando non iniziano a fare proprio attività così pesanti e sempre tutti insieme, allora si vivono separate. I BTS penso che finché sono così. Soprattutto quando hanno i soldi per comprarsi una casa, perché voi sapete che gli idol cominciano come si A dice, guadagnare. a guadagnare dopo un bel po', perché prima devono ripagare tutti i debiti che hanno con l'azienda e poi possono guadagnare soldi. Quindi cioè, è anche per quello che poi ci vogliono anni. Sì, no, quello sì, però voglio dire, i BTS i soldi sicuramente ce li hanno, però comunque stanno nel dorm. Anche No, no, se. i BTS hanno ognuno una casa loro. E poi quando serve sono in dorm insieme Ah, quando serve. ok. Quando serve hanno il dorm assieme. Ok. Ah, Domanda. usano il dorm quando sono in periodo di comeback. Ah, ok. Eh sì, perché è più comodo oggettivamente vivere insieme se devi fare 300 ore al giorno. Eh sì, no, effettivamente. Sì, no, ma è proprio una questione di figurati se uno arriva in ritardo. Allora. Aspetta, mi è arrivato il link. Aspettate. Ci sono anche gli NCT, effettivamente. Sì, ci sono tanti gruppi che vorrei vedere. Vabbè, dai, guardiamo questo che ci hanno mandato, poi io devo ancora scenare. Devi ancora cenare, Anna? Esatto. Ma perché io c'ho Gio adesso che mi fa, perché anche oggi ho avuto una giornata veramente. Non ho respirato un secondo, però io ho Gio che mi fa adesso da mangiare con il riso a forma di cuore e di stella, quindi sono fortunato, se no anch'io probabilmente non avrei mangiato oggi. Infatti devo. Ma dov'è? Questo è un music video. Sì. Ma non è un dormitorio. Ah no, probabilmente sta parlando il tizio e ha messo delle immagini. Ah. O la tizia, Ah, perché non sento. ok, ecco. È questo? Però non, mi sembra anche questo un po' vecchio. No? Cioè, come stile, se guardi gli infissi. Non sono tipo gli appartamenti nuovi. Questo sì, non è nuovo, ma questo qui è lo tour aggiornato? 2022. Anche questo è un pochino, cioè, sicuramente ok come casa, per Sì, carità. non è, cioè, meglio di tanti altri, almeno hanno un divano. Io. Ora gli Stray Kids ne hanno uno nuovo. Ah, Questo è vecchio. ok. Ah no, ok. Ho trovato un pezzo di programma dell'Mnet in cui. Però non so se è il loro successo o sono in hotel. Vediamo. Poi magari se c'è qualche fan che può. Come si dice? Che può dirci se è questo o no. Ok. Ok, vediamo solamente questo, magari l'ultimo, così Anna magna, se no muore de fame. Ok. Questo di chi è? Stray Kids. Ragazzi, ci dice se
Ci dite se questa è la casa oppure stavano in hotel, in una... Non lo so, mi sembrava troppo bello questo letto per essere quello della casa, no? No, non era il dorm. Ok, niente, scherzavo ragazzi. La prossima volta... Facciamo un episodio solamente sugli idol, i Magari dorm. cerchiamo, esatto, cerchiamo prima, magari chiediamo a voi, visto che noi siamo impediti a quanto pare, Esatto. e così almeno riusciamo a trovare le cose. Va Esatto. bene. Grazie ragazzi, Anna, vai a magnà che già sei a dieta, se anche non mangi. No, devo mangiare. Man Alle 10:30, ideale per la Alle dieta. 10:30 di sera è perfetto per la dieta, mangiare Veramente. alle 10:30 di sera è perfetto. Grazie per chi ha visto questa live, Grazie a ovviamente tutti. verrà salvata su YouTube come tutte le live e chi la vuole rivedere subito, insomma, o in questi giorni comunque sarà anche qui su Twitch. E niente, ci vediamo, cos'è oggi? Mercoledì, ci vediamo domenica. Ok, Domenica. Ciao un bacione. ragazzi, grazie mille di aver partecipato.